del territorio. Grazie, buonasera a tutti, io sono molto grato a questa iniziativa che ormai decennale si può dire. Io sono stato qui qualche anno fa nel centenario della sua morte. Beh, qual è? Io credo che la Puglia abbia bisogno di un progetto armonico sulla cultura e sui beni. Finora non ha avuto la permanente, sia attraverso la famiglia e sia attraverso queste manifestazioni che hanno una loro importanza, però queste manifestazioni che hanno una loro importanza, ecco la mia idea qual è all'interno del progetto, non possono essere create soltanto 10 giorni in estate. Io ho proposto come questa, come quella di Trani, come il Salone dei Libri di Torino e così via di seguito, dove notiamo l'impennata di acquisto di libri, sia a Francoforte che a Torino, nelle fine di Torino, a Milano, verifichiamo un'impennata di libri, quindi paragoniamo questa impennata di libri ad un'impennata di lettori, che non sempre è così. Cioè, se io ho acquisto 15 libri non è detto che ho letto 15 libri, oltre al discorso che facevo prima. Io invece credo che è necessario creare un salone permanente dell'editoria. La Fiera delle Valli è fiera delle Valli, quindi ha un rapporto commerciale, economico, di tutela, di valorizzazione delle realtà del mercato oriente, occidente, però siamo nel commercio. Io invece creerei un salone permanente della cultura, all'interno della quale l'editoria dovrebbe avere un punto di grande riferimento, perché non è detto che chiudono soltanto le sovrintendenze. La Biblioteca Nazionale di Bari ha chiuso per un periodo per mancanza di personale. Ebbene, è una biblioteca nazionale, corre il rischio di chiudere anche la Biblioteca Centrale di Firenze, come corre il rischio di chiudere la Biblioteca Nazionale di Napoli e di Cosenza. Sono biblioteche che dipendono dallo Stato, quindi se non c'è questa utenza è normale che c'è un rapporto costi-benefici che diventa in negativo, in passivo. Quindi gli enti locali devono creare, soprattutto le regioni, dal momento che sono state abolite le province da questo versante, su questo piano dell'educazione alla promozione culturale, devono creare i presupposti per programmare una educazione vera e propria alla lettura, con eventi costanti che non devono riguardare soltanto il territorio, non devono riguardare soltanto gli autori locali. È bene che noi riscopriamo le nostre radici, le nostre identità con gli autori locali, ma il rapporto oggi è un rapporto internazionale, un rapporto mondiale. Ecco perché il Salone del Libro tra Mediterraneo e Oriente, fatto in Puglia, fatto a Bari, fatto dove c'è la Fiera delle Valli, sarebbe un punto di contatto, un punto nevralgico sul piano internazionale, perché parlare del Salone del Libro delle culture mediterranee significa, a mio avviso, incrementare quei processi di formazione che diventano processi di apprendimento vero e proprio. Ecco allora la pedagogia, la metodologia di avvicinamento verso le nuove generazioni, perché sono queste nuove generazioni che dobbiamo portare sulla strada, sulla via della lettura, e non soltanto sulla via del marketing. Sulla via della lettura, o le vie della lettura ci danno la possibilità e la capacità di un confronto a tutto tondo con le culture altre. Ecco perché noi parliamo di Occidente ed Oriente, ecco perché a volte noi non accettiamo il confronto tra Oriente ed Occidente, perché siamo ben consapevoli che c'è un vuoto di cultura, un vuoto di consapevolezza, un vuoto storico all'interno di questi processi. E soltanto attraverso l'educazione alla cultura, in questo senso, è possibile, a mio avviso, creare questi stelle, se vogliamo, di rapporti, di legami con le nuove generazioni, alle quali dobbiamo guardare con molta attenzione. E faremo bene in tutto il fatto. Lei, quando le faccio la domanda, mi fa un immenso piacere ascoltarla, perché poi spazia su tante cose e mi anticipa anche le domande successive. Perché proprio di questo io volevo chiedere, proprio come la Regione pensa di poter sfruttare questo tipo di iniziative, che sono nate dalla volontà, dalla caparbietà di alcuni
alcuni giovani, alcune persone che hanno deciso di promuovere queste iniziative dei libri e di tante altre iniziative, eccetera. Quindi questi diventano quindi motivo di riqualificazione comunque di un territorio. Per cui lui mi stava dicendo che è vero, tutto questo va bene in Celia, Trani e compagnia bella, però sarebbe anche giusto, ecco, come sfruttare, e mi ha anticipato, dover fare tutto la Fiera delle Vanti, dove c'è, proprio perché si chiama Fiera delle Vanti, c'è un punto di incontro tra l'Occidente e l'Oriente, e sarebbe una cosa grandiosa, sarebbe una cosa estremamente positiva, specie parlando di Croce. Comunque, andiamo avanti. Mi ha tolto l'altra domanda e gliene faccio un'altra. Dunque, nonostante il brand Puglia sia ormai comunque affermato e conosciuto in tutto il mondo come leader per le nostre eccellenze, comunque il settore dell'intrattenimento culturale, non certo folcloristico o meno, stenta ad affermarsi. Perché è così? Come pensa di poter rilanciare questo settore? Renderlo più visibile a livello nazionale di Milano, di Torino e di Francoforte? Noi possiamo, dobbiamo arrivare a questo? Necessariamente noi dobbiamo arrivare a questi contatti, a questi rapporti, altrimenti questa grande manifestazione che si svolge a Bisceglie, io ho avuto l'onore, come dicevo, di partecipare in altre occasioni, festival di Trani, festival di Mantova della letteratura di Mantova, ci sono diversi, di recente anche ad Alghero si è fatto un festival delle letterature sarde collegate con la Catalogna. Beh, io credo che sarebbe necessario legare questi festival, che non chiamerei festival ma saloni, perché il festival è un altro discorso. Il festival è un altro discorso. Salone. O meglio, più volte io sento parlare di Fiera del Libro anche di Torino. Lì abbiamo avuto come ministero una grande discussione. Io allora di un settore ho voluto imporre proprio il salone del libro. Non si chiama più Fiera del Libro di Torino, ma salone del libro, perché qui non si ha una visionare folcloristica, come giustamente lei dice. Beh, il folklore non esiste più. Il folklore non esiste più se noi pensiamo che è nata una nuova disciplina sul piano istituzionale che si chiama Devo Etnoantropologia. Il folklore è la sagra sostanzialmente della Frisella, che è una cosa diversa dal discorso Devo Etnoantropologia. A Bari c'è la sovrintendenza regionale dei beni culturali che ha il settore etnoantropologico. Chi fa parte di questo settore? Fanno parte i demologi, cioè coloro che si occupano delle lingue, e noi abbiamo diversi ragazzi, giovani che sono laureati in linguistica e in dialettologia. Abbiamo diversi studiosi, giovani, che si occupano di etnologia. Abbiamo diversi ragazzi che si occupa di antropologia comparata. Antropologia comparata che significa? Mettere insieme le letterature, significa mettere insieme la storia, significa mettere insieme anche il marketing del turismo. Se oggi non ci specializziamo in queste visioni e pensiamo che la sagra della Frisella o della patata, come si fa in molte regioni, possa risolvere la questione del rapporto tra turismo, no, e accoglienza, beh, ci sbagliamo di grosso, perché oggi è possibile che quelli acchiappiamo i turisti da questo punto di vista, ma noi andiamo avanti sempre più ad un turismo intelligente. Cosa significa turismo culturalizzato? A tanto, faccio un esempio, non vengono più per vedere soltanto il mare di Taranto. Dopo la grande presa di visione del Museo Archeologico di Taranto, la gente viene per vedere il Museo Archeologico di Taranto, cioè questa nuova realtà. Che non è poca cosa, perché se uno vuole vedere un pezzo archeologico della Magna Grecia, deve venire a Taranto. Ecco perché io credo che noi dobbiamo creare dei unicum anche nelle altre regioni pugliesi, anche negli altri territori pugliesi e nelle regioni meridionali, perché i territori pugliesi hanno un unicum, ogni territorio ha un suo unicum, e questo può essere anche un discorso permanente ma itinerante. C'è questo salone del libro in questo contesto storico meraviglioso,
deve gemellarsi con Francoforte, deve gemellarsi con il Giappone, deve gemellarsi con la Turchia, perché soltanto attraverso la spaziatura delle frontiere noi possiamo dialogare con quei mondi che pensiamo mondi sui quali è difficile entrare. Io sono stato diverse volte in Turchia, sono stato diverse volte in Macedonia, in Albania, e c'è una grande sete di cultura, una grande sede di cultura europea, una grande sede di cultura italiana. Se si pensa che sia in Turchia che in Albania addirittura la prima lingua diventa l'italiano, no? La prima lingua è l'italiano. Se vai in un bar e ti guardi, ci devi un caffè a Tirana, e in Turchia parlano anche la lingua italiana. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza, a mio avviso, che la lingua italiana, la cultura italiana è una cultura fondamentale. Poi immaginiamo le culture regionali, perché non è che facendo questo discorso io sono contro le culture regionali, io sono per la regionalizzazione delle culture, non per il separatismo, attenzione, per la difesa delle culture regionali, ma che si devono confrontare con il mondo altro. C'è una classe che si deve confrontare con il mondo musulmano. Certo, cioè qui abbiamo imbucato, lo dico io da destra, con molta lealtà, abbiamo inculcato l'idea che l'altro è diverso da noi dal punto di vista non occidentale, non cattolico, cristiano e musulmano. Quanta cultura c'è della Divina Commedia che viene dal mondo musulmano, dal mondo islamico? Dante, ragazzi, non avrebbe scritto la Divina Commedia se non si fosse attenuto a quei canoni che sono i canoni islamici musulmani, della cultura islamica e della cultura persiana. Quindi dobbiamo confrontarci con questi mondi, soltanto attraverso questi modelli è possibile capire l'altro che vive sempre in noi, perché noi siamo parte integrante non soltanto di noi stessi, ma parte integrante di una cultura vasta, articolata, che ha certamente delle dimensioni con le quali dobbiamo confrontarci e convivere. Ecco perché questi appuntamenti non possono restare appuntamenti di una settimana in un territorio, devono essere appuntamenti legati alla Direzione Generale per i Librari del Ministero, alla Direzione Generale per l'Educazione del Ministero della Pubblica Istruzione, oltre che alla Regione Pubblica. La Regione Pubblica da 15 anni, scusami se io spezzo, adesso entro in un discorso politico, noi non abbiamo cultura da quando un uomo di grande intelligenza, un politico che era un uomo di cultura, aveva creato, ragazzi, l'idea che la cultura deve essere comparata. Cosa vuol dire? Deve legare, non disunire. E aveva creato un assessorato a Milano, in Lombardia, un assessore con Tremaglia, un giovane molto giovanissimo, anzi, in Campania, in Sicilia, a Bari, di cui addirittura lui si era impossessato in termini belli, positivi, dell'assessorato alla cultura del Mediterraneo, a Taranto, l'assessorato alla mente greca, e si sono create delle iniziative uniche. Cosa significa iniziative uniche? Perché quando parliamo di cultura parliamo di teatro e di cinema. Qual era l'idea? Che l'attività teatrale svolta a Bari, svolta a Taranto, restava a Taranto. Chi voleva vedere uno spettacolo teatrale sulla cultura adriatica doveva venire a Bari. Chi voleva vedere uno spettacolo sul mito greco doveva andare a Taranto. Questa è l'intelligenza culturale e politica messe insieme, non perché noi come regione riceviamo proposte delle associazioni e le facciamo nostre. No, un ente locale deve avere l'idea di che cos'è la cultura, deve fare del proprio ente locale una cultura. Questo è il dato concreto, e né vantaggio può vantaggiarci perché viene un grande attore a Petruzzelli o ex Petruzzelli. Il teatro di Gino è un teatro che noi vediamo in televisione, lo vediamo dappertutto. Noi abbiamo bisogno, soprattutto la Puglia, che ha per 8-9 mesi all'anno il sole e può creare, può vivere di turismo, di cultura, di ambiente, di investimento su queste realtà, deve poter puntare sul piano economico su questi aspetti, cultura ed economia. Anche il problema di Tarsidere si risolverà se noi riusciamo a risolvere questa vita. Ho detto problema di Tarsidere per dire problema ambiente, perché anche qui ci sono problemi ambientali, questo è un problema molto grosso. Ma soltanto la cultura solleverà questa questione, a mio avviso, soltanto attraverso investimenti seri sulla cultura, che siano investimenti
pugliesi. Le devo fare un'ultima domanda, purtroppo, perché mi sarebbe piaciuto continuare la manifesta. Poi non ha detto il nome di quel politico. No, lo dico veramente. No, lo dico, devo, per onore di realtà e di stima, devo dirlo, quell'uomo che aveva pensato questa idea, che aveva creato, che aveva creato la geografia delle politiche culturali, si chiamava Giuseppe Tatarella. Io sapevo che dopo Tatarella, lo posso garantire che sono stato una persona molto vicina a Tatarella, sono stato vicepresidente della provincia con lui. In Puglia non abbiamo un progetto culturale, perché l'idea era quella di creare un progetto culturale, non episodicità. Con Tatarella si sono creati progetti culturali. Io le avrei anche chiesto il fatto che per poter accedere a questi bandi e queste cose, comunque c'è una procedura decisamente complessa e complicata, tanto che parecchi desistono, per cui parecchi soldi vanno perduti e non sfruttati. Comunque io adesso vorrei anche ricollegarmi a una sua frase, perché la lettura crea confessioni, connessioni, mantiene comunque in salute, riunisce quella parte della gente in un paese, che lei ha scritto un paese. Vuol dire non essere soli. Che cosa indica questa? Io... È bellissima, perché sì, effettivamente il paese è vero, vuol dire non essere soli. È vero. Io ho recuperato questa frase da un grande, e qui un pizzico di polemica me la deve lasciare fare. Io le lascerei fare tutto. Questo è polemica istituzionale me la deve lasciare fare. Me ne assumo tutte le responsabilità. Io ho preso questa frase da un grande, e mutuata poi, trasformata da un grande scrittore di cui ieri si sono celebrati 70 anni dalla morte. Si chiama Cesare Pavese, un grandissimo scrittore, che sulle antologie scolastiche sono dedicate 10 righe, prendere a Italo Calvino, a Moravia e ad altri sono dedicate il mondo. Cesare Pavese non è stato amato perché era una persona libera, schietta, una persona chiaramente non antifascista. Scusatemi ragazzi questo aspetto. L'educazione viene dalle istituzioni, l'educazione culturale. Io sono intervenuto, quindi lo posso dire tranquillamente, sono usciti diversi pubblicati stampa ieri stesso, oggi, ho ascoltato, mio caro, l'intervento del saluto del presidente Mattarella. E lanciato la Quirinale, dove dice nel ricordare i 70 anni della morte di Cesare Pavese, quindi vedete che la verità viene sempre distorta, ricordiamo l'antifascista Cesare Pavese. Io ho scritto, ma lei non conosce la storia, perché Cesare Pavese, io non volevo fare politica, ma io faccio storia, non faccio politica, io mi occupo di storia della filosofia, quindi non mi occupo di politica in sé, dal punto di vista scientifico. Ma sentir dire queste cose, insomma, è vivo. Pavese nel 1933 era scritto al Partito Nazionale Fascista. Ha scritto diversi libri in cui il fascismo è presente, come cultura. Ha scritto su tutte le riviste fasciste, come Primato, fino alla caduta del fascismo nel 1943, quando la rivista è stata chiusa perché siamo entrati in guerra. Beh, sentirsi dire queste cose da un Presidente della Repubblica, ragazzi, lei è cattiva cultura, e dare una testimonianza di politicamente scorretto nella correzione che vogliono dare le istituzioni. Non è questa la verità, bisogna entrare nei testi, bisogna entrare nella vita dello scrittore, leggere i testi fino in fondo per capire quello che hanno detto, non attraverso le terze, le quarte, ma le quattro mani. Quando vai andato a scuola, chiedete ai vostri docenti, è possibile leggere il testo di quell'autore e non quello che dice l'antologia? Soltanto attraverso questi elementi è possibile capire la storia d'Italia, l'identità nazionale, il concetto di verità. E sappiate sempre, mi rivolgo ai ragazzi, che il suicidio della politica passa attraverso l'omicidio della cultura. Questo è un dato. Bella frase finale. Io devo ringraziare il professor Bruni, grazie a voi per questa amabile disquisizione di tante cose culturali.
bene, perché di politica non l'abbiamo solo sfiorata, per cui va bene così. Vedo che la signora è in piedi per dire no, già, è come teatro. Quando si sta a teatro. Connessioni, scusi. Mantiene salute, riunisce quella parte della gente in un paese. Che lei ha scritto un paese, vuol dire non essere soli. Che cosa indica questa? Ah, io è bellissima, perché sì, effettivamente il paese è vero, vuol dire non essere soli. È vero, è vero. Io ho recuperato questa frase da un grande, e qui un pizzico di polemica me la deve lasciare fare. Io le lascerei fare tutto. Un pizzico di polemica istituzionale me la deve lasciare fare. Prego. Me ne assumo tutte le responsabilità. Io ho preso questa frase da un grande, e mutuata poi, trasformata da un grande scrittore di cui ieri si sono celebrati 70 anni dalla morte. Si chiama Cesare Pavese, un grandissimo scrittore, che sulle antologie scolastiche sono dedicate 10 righe, mentre a Italo Calvino, a Moravia e ad altri sono dedicati il mondo. Cesare Pavese non è stato amato perché era una persona libera, schietta, una persona chiaramente non antifascista. Scusatemi ragazzi questo aspetto. L'educazione viene dalle istituzioni, l'educazione culturale. Io sono intervenuto, quindi lo posso dire tranquillamente, sono usciti diversi comunicati stampa ieri stesso, oggi, ho ascoltato, mio caro, l'intervento e il saluto del presidente Mattarella. È lanciato dal Quirinale, dove dice nel ricordare i 70 anni dalla morte di Cesare Pavese, quindi vedete che la verità viene sempre distorta, ricordiamo l'antifascista Cesare Pavese. Io ho scritto, ma lei non conosce la storia, perché Cesare Pavese, io non volevo fare politica, ma io faccio storia, non faccio politica, io mi occupo di storia della filosofia, quindi non mi occupo di politica in sé, dal punto di vista scientifico. Ma sentir dire queste cose mi sono venuti. Pavese nel 1933 era scritto al Partito Nazionale Fascista, ha scritto diversi libri in cui il fascismo è presente come cultura, ha scritto su tutte le riviste fasciste come primato fino alla caduta del fascismo del 1943, quando la rivista è stata chiusa perché siamo entrati in guerra. Beh, sentirsi dire queste cose da un Presidente della Repubblica, ragazzi miei, è cattiva cultura, è dare una testimonianza di politicamente scorretto nella correzione che vogliono dare le istituzioni. Non è questa la verità, bisogna entrare nei testi, bisogna entrare nella vita di uno scrittore, leggere i testi fino in fondo per capire quello che hanno detto, non attraverso le terze, le quarti, ma il quarto mani. Quando voi andate a scuola, chiedete ai vostri docenti, è possibile leggere il testo di quell'autore e non quello che dice l'antologia? Soltanto attraverso questi elementi è possibile capire la storia d'Italia, l'identità nazionale, il concetto di verità. E sappiate sempre, mi ricordo ai ragazzi, che il suicidio della politica passa attraverso l'omicidio della cultura. Questo è un dato dalla fase finale. Io devo ringraziare il